Domenica nera, anzi nerissima per il Pineto, che cade in casa 4-1 sotto i colpi di un organizzato Monte Giorgio e incassa la prima sconfitta dell'era Rachini. Moduli a specchio per i due tecnici che scelgono entrambi il 4-3-3, assenze pesanti in casa Pineto, con Rachini costretto a rinunciare a Pepe influenzato e allo squalificato Stefano Amadio, sostituito in cabina di regia dal giovane D'Angelo, ma che recupera Ciarcelluti in avanti dal primo minuto. Baldassarri ripropone la stessa formazione, capace di bloccare sullo 0-0 nell'ultimo turno il Notaresco, con capitano Miccioli a dettare i tempi per il tridente composto da Albanesi, Nasic e Marchionni. Pronti via e subito marchigiani pericolosi, con Nasic che trova la deviazione sotto misura sulla punizione di Omiccioli. Sciba non trattiene poi l'azione, viene fermata per fuorigioco. La risposta del Pineto al sesto sta tutta in questa conclusione alta di Sarrizzu da fuori, che sarà la sola di marca bianca-azzurra in tutto l'arco dei primi 45 minuti. Il Monte Giorgio porta alto il pressing sui portatori di palla del Pineto, impedendo ai biancazzurri di esprimere il proprio gioco. Al quarto d'ora l'ex Mariani imbecca Marchionni, che col piatto non trova la coordinazione e la sfera termina al lato. Ancora Mariani protagonista, al 27esimo l'ex di giornata calcia a rientrare la punizione dalla destra direttamente in porta. Sciba non riesce a bloccare la sfera e Marini toglie d'impaccio il Pineto, con le lievi proteste dei marchigiani che avrebbero voluto il gol. L'assenza di Stefano Amadio a centrocampo pesa come un macigno e l'organizzazione di gioco di un buon Monte Giorgio viene fuori. Passa appena un minuto e Omiccioli dai 30 metri fa partire una rasoiata, con Sciba che si allunga e riesce a deviare in corner. È il preludio al meritato vantaggio marchigiano, che si concretizza al 37esimo. Taglio di Marchionni ancora per Mariani, che in diagonale trafigge Sciba per il gol dell'ex. Dopo un primo tempo da dimenticare, nella ripresa ci si attende la reazione dei biancazzurri. Rachini richiama D'Angelo, accentra Bianciardi e inserisce Massa sulla sinistra, ma l'inerzia della partita non cambia. L'inserimento più influente è invece quello di Aloisi, che prende il posto dell'infortunato Marchionni. Il neo entrato al 21esimo se ne va in percussione e subisce il fallo di Sciba in uscita, procurandosi il calcio di rigore che Mariani trasforma, siglando il sesto centro stagionale e la doppietta personale contro la sua ex squadra. Nell'occasione Alessandro rimedia il cartellino giallo per proteste, un cartellino che si rivelerà determinante. I biancazzurri sono in giornata no, sterili dalla cintola in su e in balia dei marchigiani, che impartiscono la loro lezione di calcio. Al 29esimo Nepi, appena entrato in contropiede, deve solo depositare in rete l'appoggio di Albanesi, che vale il 3-0. Notte fonda al 32esimo per il Pineto. Alessandro commette fallo a centrocampo, secondo cartellino giallo e conseguente espulsione, con i biancazzurri che restano in 10. La gara è irrimediabilmente compromessa per i locali, che al 35esimo tentano di farsi vedere con una girata di Di Giovacchino, ma che 5 minuti più tardi incassano il poker con un eurogol di Aloisi, che centra l'incrocio per infilarsi alle spalle di Sciba, suggellando così l'ottima prestazione. In pieno recupero c'è anche il tempo per il gol della bandiera, siglato da Massa e figlio di un errore in uscita di Mercorelli. Ma è troppo tardi e troppo poco per un Pineto che gioca la peggiore partita della stagione, fermando a 7 la striscia di risultati utili consecutivi, e che impone una riflessione in casa biancazzurra. Vittoria più che meritata per un Monte Giorgio che festeggia con i propri tifosi il terzo posto e il sorpasso in classifica proprio ai danni del Pineto. Mister Rachini, una domenica da dimenticare oggi per il Pineto. È arrivata anche la prima sconfitta da quando sei qui. Sì, prima sconfitta pesante contro una squadra che, ripeto, una squadra che pedala, che ha qualità, e invece oggi la mia squadra non ha fatto quello che doveva fare. I ragazzi, abbiamo parlato adesso negli spogliatoi, sanno di aver fatto la peggiore partita da quando sono qui, quindi ognuno si assume la responsabilità, come io da allenatore lo dico, ma pronti a ripartire con fiducia, perché io da quando sono arrivato abbiamo fatto 10 partite, questa è la prima sconfitta, quindi da questa partita si riparte ovviamente amareggiati e delusi per la prestazione, però convinti sempre
che il Pineto alla fine farà un campionato da protagonista, questo io ci metto la faccia e lo dico così pubblicamente. C'è qualcosa di positivo che potete trarre, anche se la sconfitta è assolutamente pesante? No, oggi diciamo che è tutto di negativo secondo me, e quindi dobbiamo ripartire da questo, nel senso che non può essere una squadra che per 9-10 partite ha mostrato un ottimo calcio e che oggi ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare, ma non solo tecnicamente, tatticamente, fisicamente non c'eravamo, quindi sotto tutti i punti di vista la mia squadra ha toppato e quindi sicuramente io ho sbagliato qualcosa in settimana. Mister Baldassarri, avevo visto una partita assolutamente perfetta oggi da parte del Monte Giorgio. Complimenti anche per l'organizzazione di gioco che ha questa squadra. Ma intanto la ringrazio, sì, dai, abbiamo fatto un'ottima partita contro una squadra che temevamo, perché non dimentichiamoci che è una rosa importante, però siamo venuti qua sapendo quello che dovevamo fare e alla fine è venuto fuori questo risultato rotondo che ci soddisfa e ci dà grande spinta per continuare. Noi abbiamo una squadra molto giovane e tutti quelli che entrano hanno tutte le grandi motivazioni per poter far bene. Anche Nepi è entrato al di là del gol, ma ha fatto molto bene, Tempestilli, Zancocchi, abbiamo, ripeto, una rosa molto giovane che ha voglia di fare, che ha voglia di migliorarsi e durante la settimana lavoriamo tanto per fare queste prestazioni. Domani si aprirà il mercato e non so quello che succederà, noi probabilmente perderemo qualche giocatore importante perché hanno fatto bene ed è giusto che ambiscano o a qualche categoria più o a qualche squadra che ha più ambizioni del Monte Giorgio, ma questo non vuol dire che noi non ne abbiamo, noi continueremo a lottare fino alla fine. E poi vediamo alla fine che succede, dove saremo.